e non. Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Paluccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Klepto Addicted. Con una fantastica novità, ragazzi, perché sì, è uscito The Sims 4 stagioni anche per PlayStation 4. E quindi io so che molti di voi magari che possono seguire questa serie magari ce l'hanno già, magari è tanto tempo, già sanno come funziona tutto e quindi magari no. Però ragazzi, io volevo leggere brevemente diciamo questa piccola finestrina, questa schermata, ecco, di presentazione dell'espansione per chi o non gioca a The Sims e quindi magari non conosce, ma però ragazzi è terribile, però comunque segue i video. Oppure ragazzi, per chi ha la PlayStation 4 o però ecco non ha avuto modo magari ancora di acquistarla o altro, quindi leggiamo. The Sims 4 stagione ti dà il benvenuto. Vivi gli effetti del clima, dal caldo e soleggiato al burrascoso e innevato. Il clima di ogni scenario è diverso da tutti gli altri e influisce nelle attività quotidiane, nelle relazioni e nelle scelte dei Sim. Divertiti con le attività stagionali. Copriti bene e costruisci un pupazzo di neve o indossa un impermeabile e goditi la pioggia. Vesti Sim con nuovi costumi da bagno e rinfrescali con il riroratore. Raccogli il miele in autunno, gioca tra le foglie o crea oggetti festivi con i Sim piccolini. Celebra le festività. Decora la tua casa e raduna i Sim per celebrare le tradizioni festive più intime. Osserva i tuoi Sim contare i giorni che mancano alla prossima festività. Puoi anche creare festività personalizzate e scegliere come saranno celebrate dai tuoi Sim. Coltiva la tua carriera nel giardinaggio, crea splendidi bouquet ed effettua nuove scoperte nella carriera del giardinaggio. Asseconda i talenti naturali del tuo Sim per sbloccare nuove abilità, nuovi abiti e utili oggetti. Quindi ragazzi, che dire, io sono emozionatissima perché Stagioni è in assoluto una delle espansioni che più amo, ragazzi, mi piace veramente tanto. Quindi iniziamo, cioè da oggi in poi anche i nostri Valentini dovranno combattere con le stagioni, ragazzi, con le stagioni. Quindi siamo pronti, guardate che bella la schermata nuova, ragazzi, con appunto l'inverno, no? Eccolo là, la primavera, l'estate e infine l'autunno, ragazzi. Quindi iniziamo subito perché non vedo veramente l'ora. La prossima schermata, ragazzi, e lo dico sempre perché ovviamente o non è il gioco o comunque non gioca a The Sims, ma è interessato ai video, seleziona la stagione in cui giocare. Primavera. La primavera è un'ottima stagione per coltivare il giardino approfittando degli scrosci di pioggia, ma fai attenzione alle puzze di fango. Guardate ragazzi che belli gli effetti, guardate che carini. Estate. Le temperature stanno aumentando, quindi sconfiggi il caldo con i gavettoni e gli irroratori. Fai attenzione ai temporali, possono essere elettrizzanti. Autunno. Raccogli i tuoi prodotti agricoli per preparare un banchetto dedicato al Festival del Raccolto e festeggiare con amici e familiari. Ammira il ricambio delle foglie e gioca nei loro cumuli prima che inizi a fare davvero freddo. Inverno. Se non ti va di ripararti dal freddo al coperto, divertiti sulla neve o sul ghiaccio. Non dimenticare di allestire le decorazioni per il festival invernale e di fare la lista dei buoni propositi per l'anno nuovo. Ragazzi, io direi che siamo in autunno noi adesso, comunque ancora, perché io, sì, cioè l'inverno in teoria, no, inizia da dicembre, quindi siamo in autunno e direi di iniziare anche con i nostri simmini dall'autunno, ragazzi, perché no? Sì, dai, ci sta, iniziano i primi freddi, no? Cadono le foglie, poi io adoro l'autunno, comunque con tutti i suoi colori, quindi direi di iniziare proprio da questa stagione, ragazzi. Sebbene la mia stagione preferita sia l'inverno, ve lo dico così, tanto per parlare. Quindi, iniziamo a giocare. Siamo in casa, Valentini, ragazzi. Mettiamo solo un secondo pausa. Perché sì, allora, facciamo il punto della situazione. Lui, vabbè, gaggio come sempre, del tipo, yeah, vi aspettavo qua, ragazzi. Ok, ciao Arsenio, caro, come va? Tutto bene? Lei distrutta. Lei è ancora in tenuta da lavoro, ragazzi, quindi voglio dire, evviva, evviva. Notare che sono le 3:30 del mattino, che
cappero fai tu qua? Io ragazzi, no, vabbè. C'è qualcuno di normale in sta famiglia che dorme quando dovreste dormire? No, nessuno proprio. Oh, l'unico che mi dà una gioia, ragazzi, l'unico sano. Ecco. L'unico che ha capito che a quest'ora si dorme fondamentalmente. Ma io dico, boh, ragazzi, ma state boh, vabbè. Non voglio perdere tempo a ciarlare inutilmente con voi perché tanto è del tutto inutile. Fatti una doccia e poi pulisci sto bagno, guarda che fa schifo. Allora, dunque, facciamo un attimino, come dicevo, il punto della situazione. Perché ma dove cappero siete andati voi in giro? Calendario, ragazzi, perché sì, con l'espansione delle stagioni abbiamo il calendario, ragazzi, oltre a un sacco di cose strafighe. Allora, dunque, quest'oggi c'è il Festival del Raccolto. Quindi decora, gnomi festivi, pasto grandioso e spirito grato. Ora, decorare in appartamento, ragazzi, sinceramente non ho mai provato. Quindi sarà anche interessante perché sono abituata. Cioè, fino adesso, ragazzi, ho provato stagioni in gameplay o comunque in challenge in cui comunque non avevo l'appartamento. Il mio sim non viveva in appartamento. Quindi sarà anche divertente vedere, insomma, come funziona quando sono in appartamento. Perché secondo me sono più limitati da questo punto di vista, ragazzi. Però, vabbè. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, dunque, come potete vedere ci sono pochissimi giorni d'autunno e io non voglio che ci siano pochissimi giorni d'autunno, quindi andiamo in opzioni di gioco, stagioni, ecco, e minimo minimo metterei 14 giorni, ragazzi, perché sì, almeno 14 giorni, così avete anche visto come si modifica la durata delle stagioni. Infatti, se ora riapriamo di nuovo il calendario, ragazzi, vedete, ci sono molti più giorni e non c'è nessuna festa. Io questa qua, ragazzi, vi dico la verità, proprio sinceramente la eliminerei, più che altro perché del raccolto di che? Nel senso, boh, al massimo farei qualcosa. Ditemi voi, perché io farei tipo l'Halloween, ragazzi, anche se è passato, però insomma, i nostri Valentini ci sono arrivati dopo Halloween, mettiamola così. Quindi ditemi voi, a parte le, cioè, se c'è qualche festa, ovviamente oltre a quelle più classiche, tipo Natale, che ne so, ecco, San Valentino, immaginiamo, no? Capodanno, queste feste qui. Se ci sono altre feste che vi vengono in mente, magari, che ne so, non per forza feste che corrispondono, ecco, per esempio Natale, no? È 25 dicembre, non per forza, diciamo, feste così. Magari se avete degli eventi, no? Quindi, da suggerirmi, non so, ad esempio, giornata barbecue o giornata al parco. Sapete queste cose così? Fatemi sapere. Calcolate per il momento soltanto eventi relativi appunto all'autunno, ragazzi. Quindi eccoci qua. Oh, siamo con i nostri. Perfetto. Che bella immagine, eh? Sì, ok. Quindi, ragazzi miei, io quest'oggi in realtà. Fatemi vedere come stai. Come stai, caro? Tutto, guardate, ragazzi. Vedete il nostro fa progressi? Stai molto bene, caro. I tuoi sacrifici stanno dando i frutti sperati. Allora, dunque, io dicevo, quest'oggi, ragazzi, in realtà volevo dedicarmi un po' alla piccolina di casa. Al piccolo demonietto. Perché sì, ragazzi, cioè, comunque è giusto, no? Dedicare un po' di tempo anche a lei. Ecco, quello inizia a lavorare fra un'ora. È andato in giro fino a poco fa, ragazzi. Inizia a lavorare fra un'ora. Fai una cosa, tesoro. Guardala. Guardati un po' di televisione. Come è rotto? Ah, la console è rotta. Già me l'ha preso un colpo, ragazzi. Allora, guarda un canale. Direi che tu potresti guardarti. Eh sì, il canale per bambini. Tu, caro mio, non lo so. Non vale neanche la pena di andare a letto. Bene, mi fa tanto piacere per te. Sei felice di aver fatto sta cacchiata? Bene, prendi, andrai a scuola. Più morto che vivo, i bagni sono tutti occupati, quindi vai con questo delle tue sorelle. Io, ragazzi, che vi devo dire? E quindi sì, mi sarebbe piaciuto, visto che anche quella ragazza che sta messa meglio, diciamocelo proprio in modo obiettivo, portarla tipo al parco, ragazzi, per cercare di farle, no, conoscere dei bambini, per cercare, insomma, di farle stringere amicizia, insomma. Quindi sì, Fujiko, tesoro, tu stai bene? Oh, brava, tesoro, riprenditi. Perché così poi farai i compiti, una bella doccia fredda e andrai a scuola. Oh, vedete? Ecco qua. Molto meglio questo, sinceramente, di tante cose orribili che trasmettono oggi per i bambini. Comunque, vabbè. Dettagli.
Allora, ragazzi, a questo punto direi però che invece di star qua e perdere tempo, no? Fra virgolette, così, diciamo, nel vedere loro che fanno le solite cose, lei che fa i compiti, questo sviene. Troppo allenamento, tesoro, vedi? Vedi? Ragazzi, sente proprio la fame, i morsi della fame, perché proprio veramente, ragazzi, sta in fissa, non mangia nemmeno. Vai a dormire, tesoro, poi farai un po' una sana colazione. Direi che a questo punto noi potremmo vederci più tardi, ragazzi. Quindi guarda il canale attuale con tua nipote, va, fatti sta risata. Potremmo vederci più tardi. Ecco i bug, ragazzi, vedete? Ecco, ora rimane il coso, dormi qua. Fatti vedere, tesoro, che non ti hanno mai visto andare al lavoro. Che bello che sei, guardate, ragazzi, è bello come il sole. Veramente sono altro che orgogliosa di più. Ma non sei andato in bagno, vabbè, dettagli. Fatemi vedere una cosa. Cosa dovresti fare tu? Miscelatore di chicchi, bla bla bla. Oh, raggiungere la 2 di mixologia. Sì, ragazzi. Quindi dicevo, a questo punto, sto facendo un casino. Noi ci vediamo più tardi quando qualcuno, e non vi dico chi, accompagnerà la piccoletta al parco. E con chi poteva venire al parco la piccola Aurora, ragazzi? Ma col nonno. Si è offerto il nonno di accompagnarla. Siccome lei, ragazzi, è anche un po' imbarazzata da questo giorno scolastico, che non so che cappero sia accaduto, Summer già si dà. Sì, il nonno l'ha vista triste, così ha detto, guarda, ti accompagna il nonno al parco, dai, stai un po' con gli amici. Se la scuola è andata male, non ti preoccupare, capitano delle giornate storte. Il tuo nonno lo sa bene, sì. E il nonno, però, ovviamente, ragazzi, vi pare che veniva qua solo? No, ha invitato Summer. Ma perché ha invitato Summer, ragazzi? Perché Summer off camera l'ha invitata a un appuntamento romantico. Ma io non volevo, diciamo, bene o male, un appuntamento con Summer l'abbiamo già avuto. Mentre invece con la piccolina di casa, che, ragazzi, sta messa uno schifo, giuro che eravamo partiti meglio con l'energia, però vabbè, dettagli. La piccolina, ragazzi, invece non conosce nessuno, cioè pochissime amicizie. E quindi, sì, perché no, forza. Allora dunque, vieni qua, tesoro, però, e invita nell'otto attuale un tuo amico che hai conosciuto. Cioè c'è qualcuno in realtà, perché c'è, dunque, ce ne sono questi qua. Max, no, ecco, c'è Maria, che con cui lei, cioè, lei è un po' più d'amicizia con Maria, ragazzi. Lucas, vabbè, dai, anche Max, perché noi non siamo cattivi. Invita tutti al parco per una bella uscita di gruppo, mentre il nonno cercherà, a modo suo, eccola. Sì, lascia stare tua nipote. Vedete, lui, la prima cosa, ragazzi, flirta con Summer, quindi sì. Ora, non è che dobbiamo avere un appuntamento con lei, però una flirtatina, ragazzi, ovviamente, come fare del resto a dirle di no? Quindi vai a flirtare, caro. Mentre la piccola di casa sta qui. E speriamo veramente, ragazzi, che con gli amici si riprenda un pochino, perché, voglio dire, è un po' triste la questione. Allora, vorrei formare con te, patata, un gruppo. Quindi azioni, tu lascia il gruppo di tuo nonno, perché guarda, non è proprio il caso di creare un gruppo con lui. Iniziamo a inserire i primi arrivati, quindi direi che a questo punto prima te ne vai in bagno e poi gioca come pirata insieme, perché sì, nel frattempo sti due qua come sta andando? Summer, vedi, volevo tanto uscire con te, ho letto, insomma, il tuo messaggino e anche ho visto la tua chiamata, però vedi, mi hai lasciato come una statua, perché avevo già programmato di accompagnare mia nipote al parco. Beh, con una bella giornata come questa hai fatto veramente bene. Inoltre, i ragazzi, secondo me, non dovrebbero passare troppo tempo sui libri, Solo studio fa male, faglielo capire alla madre. Scoppierebbe una guerra se dicessi una cosa del genere, cara Summer. Tu sì che sei una donna come si deve. Ma perché tua figlia no? Ma che cosa dici? Non perdi certo tempo a pensare solo ai tramezzini al formaggio grigliato. Bene, mi fa tanto piacere che non perde tempo in queste utilità. Ecco qua, sono arrivati i bambini, ragazzi, che bello. Anche perché così poi racconti magari una storia di fantasia, no? Potresti anche, ecco,
vedete, parla del tempo nuvoloso, tutte le varie interazioni, ragazzi, che riguardano comunque... Che hai fatto? Perché sei andato al bagno pubblico? E vabbè, patata, ti capisco, per carità, ti capisco, però cerca di essere un po' più... E poi descrivi un'amicizia immaginaria. Oh, guardateli, ragazzi, quanto sono carini! Ma è giusto che anche i bimbi abbiano un po' di spazio. Allora, io ho visto la fiaba della principessa e il ranocchio, no? E non vivevano in una casa delle bambole, come mi avevi detto tu, Lucas. È una bugia? Sì, tesoro, ti ha detto una cacchiata. Tu cosa ne pensi, Maria? Giusto, vero? Ho ragione? Ma certo che hai ragione, Mica vivono in una casa delle bambole, assolutamente no. Vivono in uno stagno. Beh, no, non è che vivono proprio in uno stagno. Però vabbè, dettagli. Secondo me andrebbe riscritta comunque quella storia. Guarda, ti dico proprio la verità. Metterei inoltre qualche statua in più. Ma secondo me è un'immondizia proprio invece dal principio quella storia. Bello, non dire sciocchezze. Io ho letto il libro ed è completamente diversa la storia. Ma che cavolo di libro hai letto, tesoro? Sì, io credo che dovrebbero riscrivere anche il libro. Vabbè, insomma, abbiamo capito, è una tragedia. E quindi loro stanno qui, ragazzi. Notare che il caro ha come desiderio di raggiungere l'inimicizia con un vicino d'appartamento. Perché? Perché è stata l'ennesima, ecco, guerra, sta raccontando appunto. Nonostante sia una bellissima, stata una bellissima giornata, mi è stata rovinata, guarda, stava per scoppiare la guerra in casa. Io giuro che quel lobo un giorno di questi lo metto sul primo volo e lo spedisco non so dove. Tesoro, capisco. Perché effettivamente, ma devi stare calmo però, caro, capisci che... devi insomma agitare, Inoltre invece di mettere lui su un bel aereo, perché non andiamo io e te da qualche parte e facciamo un bel viaggetto? Beh, in effetti, sei amichevole con Summer, compriamo degli abiti adatti, magari andiamo in montagna. Beh, sai, io adoro la montagna, certo tesoro, ovvio che adori la montagna. No, volevi fare un'interazione amichevole, quindi potresti... ecco, domandarle della carriera. Allora, ma come va piuttosto il tuo lavoro, tesoro? Cose del genere. Quindi vai, Adula. Nel frattempo questa ancora sta col pombo girato, ragazzi. Come sempre. Si discute ancora della favola. Ve l'ho detto che per me non è un'immondizia. Non capisco perché secondo voi lo è. Vabbè, ragazzi, questi... Io l'ho visto mentre... l'ho visto al cinema e... mangiavamo anche dei popcorn, avevamo la bibita. Sano cibo spazzatura, insomma. Vabbè, ragazzi, non mi parlate di cibo perché ho una fame, Veramente, anche a livello mentale non integro più. Va bene, tesoro. Non ce la fai, hai fame. Va bene, allora facciamo così. Il nonno potrebbe preparare qualcosa. Eccola là. Si stanno scatenando le rovine, ti va di andare a vedere. No, tu non sei solo, caro, vedi? Eccolo qua, fai fichi fichi con Summer. Perché poi alla fine della fiera, ragazzi, è sempre quello lo scopo, restando in tema. Allora, dunque, vieni a grigliare qualcosa. Degli hamburger, perché hanno parlato di cibo spazzatura. Quindi vai, griglia degli hamburger. Fallo per tua nipote, che sta al parco alle 11 meno un quarto, ragazzi. Non so se vi sembra normale sta storia. Guardate quanti bimbi, ragazzi, guardate che meraviglia. Allora, dunque, fermi, fermi, perché c'è anche un'altra bimba qua. Chi sei, tesoro? Chi sei? Chiara! Oh, allora, dunque, potremmo... ecco, invita Chiara a giocare come pirata, perché no? Perché no, ragazzi? Bisogna fare amicizie, cioè io lei la immagino comunque piena d'amici, ragazzi, in realtà. Cioè, è un po' spocchiosetta, è un po' snobbetta, però, sapete, un po' chiede di passare del tempo assieme. Sapete quella che un po' attira le masse, diciamo? Cioè, lei, secondo me, è un po' una trascinatrice, comunque, ragazzi. Quindi io ce la vedo. Azioni, aggiungila al gruppo. Dopodiché, mangerete qualcosa appena il nonno si sbriga. Nonno, qua come procede? Ti prego non mi bruciare tutto, grazie. Oh, bene, poggia il piatto, caro. Oh, che meraviglia. E i bimbi possono venire qua a prendere una porzione insieme. Tu anche hai fame? No, puoi ancora resistere. Puoi ancora resistere. Summer, cara, io non so che dire. Allora, fermi tutti. Potete... oh!
Siediti insieme con Summer, mettetevi lì e chiacchierate, perché il nonno, ragazzi, no, ha sfruttato un po' l'occasione, diciamo, sì, per portare, cioè, sia per portare, ecco, sua nipote al parco, ragazzi, ma anche per, insomma, vedersi con la sua bella Summer. Allora, dunque, vediamo un po'. Come va, eh? Come sta andando, Arsenio? Perché io ti conosco, vai, sussurra le smancerie. Perché poi è quello lo scopo, solletica senza pietà. E ragazzi, vi dico la verità, per Arsenio questa è un po' una novità. Avete visto la rima? Yeah! E, no, perché in realtà, ragazzi, se ci avete fatto caso... Comunque, ragazzi, vi dico la verità. Novità. Novità, vabbè, non se ne esce dal tunnel. Se ci avete fatto caso, è la prima volta che esce con una delle sue amanti, chiamiamole così, in pubblico. Quindi se la sta rischiando, carissimo qua. Oh, perché non conosci bene? No, ti prego, non vantarti dei voti subito. Gioca di fantasia, dai. Gioca un po' con lei di fantasia, anche perché poi... Ricevuto un aumento, oh, che bello. 10 simoleoni in più all'ora per un totale di 455 all'ora. E anche ricevuto il seguente bonus di 1380. Come se i soldi in questa famiglia mancassero, ragazzi, proprio, vabbè. Gioca un po' con lei, perché poi, ragazzi, subito dopo farete i compiti... direi che è mezzanotte e mezza, poi se... qua ce ne stanno due, ragazzi, io non... Sarà stata sicuramente Chiara che avrà dimenticato... No, chi è? Maria che avrà dimenticato i compiti quando... è andata a trovarla. Allora, secondo me un giorno dovremmo farci portare a Granite Falls, perché secondo me lì c'è il mostro di Loch Ness. Credimi che io lo so, io so tutto del resto. Bene, sì, sei molto simpatica, tesoro, come al tuo solito. Qui come sta andando? Tu sei un tipo molto buffo, nonno. Certo. Ma ehi, hey, ragazzino, ma chi chiami, nonno? Guarda che sono un giovincello. Mica sono un sacco dell'immondizia, come quei vecchietti che sei abituato a conoscere tu. Quelli che hanno fatto la guerra. Non vedi che fidanzata fantastica ho? Fidanzata, Arsenio, Sì, vabbè, lo dici così perché c'è il bambino. Non lo so se sei così giovane, vecchietto. Vabbè, insomma. Non farti mandare a quel paesello tanto bello, pargoletto. Non vedi la dama meravigliosa che c'è qui al mio fianco? Ma non fa troppo freddo per stare fuori con questa temperatura per te, nonno? Vabbè, insomma, abbiamo capito. Non è proprio il caso. Ragazzi, non è il caso di fare gli spiritosi. Quindi, vogliamo fare i compiti così poi dopo tutti a casa, per piacere? Perché direi che, insomma... È luna di notte, tutto va bene, non va bene neanche per il pero, perché, insomma, state fuori casa, i vostri genitori, non so, vi avranno dato per dispersi, ragazzi, io, boh, vabbè, che vi devo dire, cioè, lei bene o male al nonno, che poi, cioè, non è una certezza stare fuori casa con Arsenio, ragazzi, cioè, stare in qualunque posto con Arsenio, anche a casa. Ma veramente senti freddo, tesoro? Ma figurati, quel bambinetto non sa proprio ciò che dice, guarda, figurati se uno come me... Può avere freddo, io mi scaldo con la passione. Beh, certo, ragazzi, ovvio. Che scherziamo, ragazzi, guardate qua. Piuttosto, vieni qui, passiamo del tempo insieme. E secondo me sua nipote, ragazzi, si rifiuta proprio di guardarlo. Perché, secondo me, sì. È l'unica spiegazione possibile. State facendo tutti quanti i compiti, patati? No, ovviamente il ribelle di turno non li fa e quella che penso non li abbia più perché, insomma, le aveva lasciate a casa nostra. Allora, cerca un po' di chiacchierare, ecco, con lei magari, perché non sta facendo nulla. No, con lei... Oh, dai, racconta una barzelletta sulle banane, ragazzi, perché chi è che non vuole raccontare una barzelletta sulle banane? Ma scherziamo. Su. Lo sai, una volta mio nonno stava per cadere su una buccia di banana. Non è divertente come cosa? No, tesoro, in realtà no. Tuo nonno sembra buffo, simpatico. Effettivamente sì, sarebbe divertente. Ammazza, vi siete prese voi due, stessa acconciatura poi. Si vede, anche lei sembra non avere uno sguardo, ragazzi, proprio tanto simpatico. Quindi, così, nel senso, fai attività extracurricolare insieme. E quindi, secondo me, sì, avete una grande possibilità di diventare carissime amiche, perché no? Oh. Comunque, avete sentito che freddino che ha messo su, eh? Ma io sono ben coperta, vedi, ho questo maglioncino.
Del resto molto più bello del tuo, che scusami se te lo dico, ma sembra preso dall'immondizia. Ecco, vedete ragazzi, oh, quanto è cortese. Gentilissima proprio. Ora sono spariti i compiti, ragazzi, meno male, ne è rimasto uno solo. Dai, fai le attività curricolari insieme, che è qua. Chiacchiera con Chiara, ma con Chiara puoi chiacchierare mentre fai i compiti, ti prego, perché direi che sono le 3 e state ancora in giro. Ora capisco tuo nonno che insomma neanche, anzi veramente neanche tanto lui, perché Summer ti ha detto ciao, come minimo, voglio dire, a quest'ora. Quindi fai una cosa, anzi no, Summer sta lì ragazzi, ma non rimane notturno anche Summer. Vieni qua e magari fai fare i compiti a tua nipote. Comunque ragazzi, solo con Arsenio poteva uscire di pomeriggio e tornare ragazzi a casa tipo alle 4 e mezza, 5, perché come minimo, prima che finirà di far tutto ragazzi, minimo minimo si fa quell'ora. Però guardate che bel gruppetto di amichetti, che siamo riusciti a radunare qua, ma non è fantastico ragazzi? Molto molto bello. Nessuno che fa i compiti però, a parte il teppistello qua, Gianluca. Vida ragazzi, tra parentesi, uno degli innumerevoli figli di Arun e Jasminder. Tu qua che stai facendo tesoro? Vedete ragazzi, sì, vedete com'è mia nipote, perché ha imparato a vivere la vita grazie ai miei insegnamenti. Ma quali insegnamenti, Arsenio? Ricordatevi, non servono solo i libri, serve anche essere svegli nella vita, come te tesoro. Infatti tu sei il più sveglio del villaggio. E quindi con il nostro Arsenio, ragazzi, ecco, che è diventato buon amico di sua nipote, ma che gioia. Direi che noi a questo punto ci rivediamo a casa Valentini, ragazzi, come minimo, no? Notare, ragazzi, che in casa Valentini, nonostante siano le 6 del mattino, sono già tutti in piedi. Ma avete dormito almeno? Meno male avete dormito, che bello, che gioia. Quindi, ragazzi, direi che a questo punto noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Siamo stati un po' in compagnia della piccola Aurora, che comunque quel poco, ragazzi, anche perché poi era già buio, insomma. Però da quel poco che avete potuto notare, ha già un bel caratterino, mi insulta così le bimbe, senza neanche rendersene conto, perché poi, obiettivamente, ragazzi, è piccolina, lei le cose che fa non le fa con la cattiveria, è ovvio. Però ha già un bel caratterino, ragazzi, e secondo me quando crescerà ci farà veramente penare. Allora, prima di chiudere, brevissimo, ecco, vedete, come potete notare, sto cercando di lavorare sul controllo emotivo, perché a lei manca questo, ragazzi. Poi vabbè, dovremo riaumentare un po' di responsabilità, ma questa con i compiti, aumentare un po' di empatia e lei sarà a posto, ragazzi. Per quanto riguarda, vabbè, lei sta proprio all'inizio, quindi ve la mostro giusto per, però dai, con la responsabilità già ci siamo praticamente. Lavoreremo giusto sull'educazione, come ho già detto, perché io ragazzi lei non ce la vedo con più valori caratteriali di questi, vi dico proprio la verità. Poi abbiamo Tommaso, che vabbè, lui è perfetto proprio ragazzi, mi dà proprio tante gioie. E infine il nostro Leo, che poveretto, sempre distrutto, sta al lavoro. Guardatelo ragazzi, poveretto. E lui, controllo emotivo, responsabilità, risoluzione dei conflitti, ottimo. Magari potrei cercare di aumentare un po' l'educazione, perché io lui lo vedo comunque un tipo molto educato, ragazzi. Che dite? Io ce lo vedo comunque educato lui. Quindi sì, direi che questo volendo si può fare. Se l'episodio vi è piaciuto ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione, nell'info box, trovate tutti i vari modi per contattarmi, ovviamente, la programmazione del canale, le playlist, ma soprattutto il link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay in macinima con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando ragazzi, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi perché ne vale la pena, e campanelline attive, perché solo in questo modo potrà arrivarvi una notifica ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video nel suo canale, non rischierete quindi di perdere i contenuti appunto che pubblichiamo. Quindi ragazzi, detto questo, io vi auguro un fantastico inizio settimana e vi ricordo che ho aperto un secondo canale Instagram, nel quale ragazzi ho, sto pubblicando la storia della famiglia Huggins. Ora io vi dico la verità, sto registrando questo video proprio per essere del tutto onesti con voi. Siamo al 14 novembre ragazzi, questo video c'è la domenica. Io mi sto un po' avvantaggiando perché purtroppo ragazzi ho poco tempo e quindi cerco sempre di stare al passo. E come sapete il 13
Lo dico per chi lo sa, e per chi non lo sa, ovviamente è uscito l'aggiornamento. Ora, io non volevo farlo in realtà, ragazzi, l'aggiornamento, ma mi ha costretto praticamente il gioco a farlo, perché altrimenti non potevo giocare. Quindi, per quanto riguarda la Family Huggins, finché non uscirà di nuovo il cosplayer, vedrete soltanto alcune foto. Ecco, con la storia magari andremo un po' più a rilento. Però, non vi preoccupate, io mi auguro lo aggiorneranno il prima possibile, se no, ragazzi, altrimenti ci inventeremo qualcos'altro. Questa è svenuta, bene, mi fa tanto piacere. Quindi, ragazzi, che dire, io vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo. Ormai lo sapete bene. Mi raccomando, ricordatevi di dirmi cosa facciamo nel calendario, quale feste aggiungere nel calendario della famiglia Valentini. E avevo dimenticato di mostrarvi questo, quindi come potete vedere, per chi non ha il gioco, ci dice la stagione, il giorno, quindi siamo a 6 giorni di autunno su 14, il tempo attuale, insomma, le previsioni, insomma, è molto carino. Quindi ragazzi, vi abbraccio forte, sul Simmers. E non.